Allora, buongiorno a tutti e come sempre benvenuti a questo nostro appuntamento, questa conferenza stampa che abbiamo convocata per ufficializzare, per presentare ufficialmente il nuovo allenatore del Rimini, mister Leonardo Coi, insieme al presidente del Rimini Giorgio Grassi, un tecnico che per la verità non avrebbe bisogno di troppe presentazioni, tanto più qui a Rimini, un allenatore che ha scritto alcune tra le pagine più belle, più importanti, più vincenti nella storia della Rimini calcistica. Cedo la parola al presidente del Rimini Giorgio Grassi, che naturalmente illustrerà come si è arrivati a questa scelta, a questa decisione, e Giorgio naturalmente anche tutti i dettagli relativi all'operazione. Prego, presidente. Una mattinata in cui non solo presenteremo Leo, ma se vorrete ci sono curiosità che vi potreste togliere perché non ci vediamo tanto spesso, e poi tenete conto anche della situazione assolutamente anomala che sta vivendo il calcio italiano, che ci impone anche come Rimini delle riflessioni, e potremmo parlare anche appunto della nostra società, ma anche di altri progetti se volete, in cui vogliamo continuare a essere impegnati. Quindi diciamo non solo la presentazione di Leo, ma anche altri. Nulla di quello che sta succedendo in questo momento qui era stato né lontanamente previsto, ma neanche augurato, anche se poi dopo questo è quello che ci troviamo a commentare in questo momento. Io ho conosciuto Leo in un paio di circostanze solo, ci siamo stretti la mano, mi sembra la prima volta quando ci fu la presentazione della biografia di Adrian l'anno scorso in Borgo San Giuliano, poi mi sembra in occasione della partita. Quindi assolutamente, come va? Buongiorno Presidente, ciao Leo. Nulla di più. Diciamo che poi effettivamente dopo le dimissioni, che io non avrei mai voluto, di Luca Righetti, e anche con il rammarico che esprimo in questo momento e il dispiacere non solo personale ma proprio per la nostra storia, perché non avrei mai veramente immaginato che sarebbe un po' finita così, per il momento, perché poi certe cose finiscono e poi possono riprendere in qualunque momento, magari in condizioni diverse, perché per me Luca Righetti non solo avrei voluto fosse il tecnico della mia vita, in tutte le cose che avrei fatto, quindi da Riccione a Rimini o qualunque altra, qualche altro mio impegno sportivo, gliel'avevo sempre detto, tu sei l'allenatore della mia vita, e poi le cose non sono andate così, ma questo non toglie nulla all'affetto, all'amicizia, al rispetto che ho per lui, perché non solo è una grande persona che ci sta, ma per me è anche un grande tecnico. Le cose non sono andate come speravamo, io non so se ci ho messo del mio, io spero veramente di no, però le cose non sono andate come avremmo voluto. Lui ha fatto un gesto di grande signorilità, di grande correttezza, e ripeto, in cuor suo ho capito che non se la sarebbe sentita di andare avanti a fare allenatore a Rimini, se ne va senza nessun tipo di polemica, senza diciamo accusare nessuno, e questo gli fa onore, perché le cose sono andate così. Una volta che le cose vanno in un certo modo bisogna soltanto prenderne atto e voltare pagina. Questa è la vita, quello che ci insegna la vita. Recriminare, accusare, prendersi con gli altri non è una reazione matura, non è una reazione responsabile, non risolve nessun problema, e questo è quello che è successo. Questo dovevo Luca, e ripeto, noi rimarremo amici per la vita, perché condividiamo dei valori che vanno oltre questo momento per lui molto, molto triste anche per me, però io devo continuare a mandare avanti questa società, devo continuare a impegnarmi come prima e più di prima, perché da me, da quello che faccio, dipendono tante persone, dipende in questo momento anche l'umore della città, del tifo, dipende quello che Rimini è capace di fare in tutti i momenti, parlo di Rimini Calcio, in tutti i momenti in cui ci trova a confrontarsi con momenti magari molto buoni, come quando si hanno squadre con le quali si sa che si possono vincere i campionati, ma anche momenti in cui le condizioni sono diverse, gli impegni sono diversi, però sempre, sempre l'idea e l'obiettivo di portare a casa il massimo per quello che si va a fare. Ora,
torno Leo, visto che è qui seduto con me. Io sono stato molto sorpreso, lo dico col cuore, e forse sono stato anche un ingenuo, non lo conoscevo per niente, e ho incontrato una persona veramente che mi è parsa migliore addirittura di quello che avrei immaginato, migliore dal punto di vista umano soprattutto, perché questo è quello che conta, e poi dal punto di vista tecnico lo vedremo. Però mi sono tolto anche una bella curiosità, visto che ci sono queste macchine infernali che ci dicono rapidamente, un po' in pillole, no? Con chi abbiamo a che fare, da Wikipedia a calciatori.net. Io ho visto che ha cominciato a fare allenatore quando praticamente nasceva il mio primo figlio. Quindi immaginatevi, no? Da quanti anni fa allenatore mio figlio, adesso non solo è grande e grosso, ma è un importante protagonista della vita della mia azienda, secondo me, anche molto bravo sotto tutti i punti di vista. Io ho visto che, a parte l'inizio, diciamo, in campionati dilettantistici, è stato anche un giramondo, no? È stato anche un nomade del calcio, come tanti allenatori, che sembra il nomadismo la caratteristica degli allenatori in Italia. Poi si è fermato a Rimini per il tempo più lungo della sua carriera, e sono andato a verificare la media punti partita, e con mia grande sorpresa, in positivo, a parte la vicenda di Prato, che tutti sanno fu una specie di truffa, no? Di truffa deliberata nei suoi confronti, usando il suo nome, lui ha una media punti altissima, per cui non è vero che a Rimini ha fatto tanti più punti in media rispetto ad altre società, ma in altre addirittura ha fatto qualcosa anche di meglio, insomma, no? E invece è passato sempre con la nomea che lui ha fatto bene solo Rimini nella sua carriera, e al di fuori di Rimini più o meno, diciamo, è stata una delusione. E questo non è assolutamente vero, e i dati lo confortano, anche perché al di là delle nude cifre bisognerebbe andare a vedere i punti, in quali condizioni si fanno, con che squadra si fanno, con quali obiettivi si fanno. Quindi qualche volta un punto a partita può essere un miracolo, ma qualche volta anche 2, a partita possono essere considerati un insuccesso. Quindi andando a fare la tara, in ogni caso, e andando però anche sulla nuda statistica, è uno che ha sempre fatto più di almeno un punto a partita in tutte le condizioni, che non è poco, che non è poco. Però ha tanto 1,40, 1,50, 1,60, che vuol dire che è un uomo che in ogni caso ha sempre gestito perlomeno in una maniera, diciamo, qualche volta non soddisfacente, perché chiaro dipende anche dai presidenti pazzi che si incontrano, no? O dalle piazze, no? Però io direi che la cosa mi è piaciuta molto. Leo ha una bellissima carriera, ha un bellissimo curriculum, e io non penso che, diciamo, partendo da oggi pomeriggio a Rimini, questo curriculum possa essere in qualche modo macchiato o pregiudicato, perché è una scelta quella che io ho fatto, in assoluta, adesso questa volta dico io, che è meglio, così dopo ci sarà un responsabile unico, è una scelta che ho fatto nella massima consapevolezza che Leo sarebbe stato la persona giusta per Rimini. Giusta per oggi, e magari mi auguro, perché per oggi è così, ma mi auguro anche per domani e dopodomani, perché non ci sarebbe nessun motivo, con un uomo della sua esperienza, di addentrarsi in chissà quali avventure. Diciamo un'altra cosa, sì, diciamo la terza volta che arriva, che torna a Rimini, quindi speriamo che sia, che faccia altrettanto bene come le due volte precedenti, perché pure in condizioni diverse, Rimini di Bellavista, Rimini di De Meis, sempre ha portato a casa il massimo, e questo che ci auguriamo anche noi. Ecco, ripeto, mi auguro e sono convinto che sia veramente l'uomo giusto per questo momento qui. E non vi dico i motivi, perché sennò scoprireste delle cose che non è il caso che sappiate. Sono assolutamente non fiducioso, infinitamente di più. Ho scoperto una persona umile, modesta, non se la tira nella maniera più assoluta, dai dialoghi che abbiamo avuto, dai colloqui. Non è una persona assolutamente venale, che di questi tempi ce ne sono tante, e sono andato anche a verificare alcune delle alternative, e anche il ritorno alla famosa media punti, non c'era nulla con delle medie superiori alla sua. Quindi immaginatevi con quale leggerezza d'animo
e con quale serenità io ho preso questa decisione, che poi ho preso anche abbastanza rapidamente anche rispetto ai tempi dell'annuncio, per cui anche questo è un piccolo scoop, però insomma non ho avuto molti dubbi fin dal primo minuto. Questo era quello che intanto volevo dire, perché voglio lasciare spazio a lui, spazio alle domande, e poi dopo se c'è tempo ci sono altri argomenti che possiamo toccare, e in primis il totale dissesto del mondo in cui stiamo vivendo, dove la C in ogni caso è la categoria in assoluto più penalizzata, è quella che sta sopportando i costi e le conseguenze più pesanti sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle regole. Quindi la riforma del calcio italiano o fa la riforma, cioè o porta a casa la riforma della C o non è, perché in fondo le altre categorie, da una parte ci sono i dilettanti che non hanno grossi problemi, la A ha solo problemi di abbondanza di risorse, la B vive, sta bene, noi siamo gli unici veramente che il cui futuro è, diciamo, assolutamente a parte indecifrabile, ma compromesso per molti aspetti. Dicevo a microfoni spenti, abbiamo già 3 società che non stanno pagando gli stipendi, per darvi un'idea, e siamo soltanto ad ottobre. Ci sono società senza quella che era ritenuta una, che doveva essere una valida fideiussione, di queste 6 una addirittura ha presentato una fideiussione falsa, falsificata, e poi vi farò l'esempio di che cosa significa, però se vi interessa ne parliamo dopo. Tanto grazie a Leo di aver accettato anche poi alla fine questo incarico, e beh, comunque adesso è giusto che parli lui, perché se no la faccio troppo lunga. Anche questo mi sa perché è proprio piccolo. Beh, io devo ringraziare, perché a casa non ci potevo più stare, ma no per mia moglie o i parenti, perché mi piace allenare. Quindi poi a Rimini c'è un feeling particolare, che non su tutte le piazze uno rende ugualmente, anche se, come dice il Presidente, non è che a San Marino ho fatto male, qui c'è Lorenzo, a San Marino abbiamo fatto il record dei punti nella storia del San Marino, non è che abbiamo fatto una passeggiata. Oppure a Gubbio altri anni, ma adesso questo è il passato, a me voglio parlare del futuro. E il futuro è un'altra volta, ripeto, molto, che l'ho scelto molto volentieri, il futuro è Rimini. Il futuro è Rimini perché ho visto la squadra io quest'anno una sola volta contro la Triestina, perché porto bene a Rimini. e poi l'ho vista col Villa Biagio, che era Muccioli allenatore, e in Serie D contro l'Imola, con l'Imolese, dove la squadra fece una partita eccezionale e Luca Righetti fu molto bravo, è stato molto bravo. E quindi Rimini è una città dove io sto bene, dove ho amici, dove la città è bella, si vive bene, e io ho scoperto dopo tanti anni che è importante, per rendere bene nel nostro quartiere, anche vivere in una città, in una bella città dove uno sta volentieri. Guardate anche Ancelotti a Napoli, parla sempre giustamente che si trova bene e sta facendo delle cose. Vabbè, Ancelotti non c'ha bisogno di niente, ha vinto da tutte le parti, però sta facendo da subito molto bene, e soprattutto facendo giocare tutti quanti della rosa, tutti i giocatori della rosa. Ancelotti è un totem, come leggevo oggi sui giornali. Per quanto riguarda la squadra, io sono convinto che possiamo fare bene, se no al di là di tutto non avrei accettato. Perché la cosa principale è avere fiducia nella squadra che vai a allenare, se no sarebbe solo un danno per tutti. E la squadra è giovane, e ai giovani secondo me bisogna dare molto entusiasmo, perché la gioventù deve essere entusiasta del lavoro che va a fare, degli allenamenti, deve stare bene, devono stare bene tra di loro, e soprattutto deve avere la fiducia dell'allenatore, ma anche di tutto l'ambiente. Io penso che questi ragazzi dimostreranno
dimostreranno il loro valore al massimo delle potenzialità, perché ripeto, sono giovani e quindi vogliono far bene nel calcio. Qui adesso, come diceva il Presidente, le squadre professionisti sono sempre di meno, perché è assurdo che ancora ci sono squadre a fine ottobre che non hanno giocato. E ieri ho letto sul giornale che uno dei componenti del TAR dice che l'ultimo ricorso può essere il 29 marzo. 29 marzo sono finiti i campionati, è in merito che danno la risposta perché hanno fatto. Comunque è una cosa, speriamo di adesso col nuovo presidente, che tra l'altro stimo molto, perché quando a Rimini stavamo in difficoltà non prendevamo lo stipendio, Gravina è venuto a Rimini a parlare con la squadra, a parlare con noi tecnici, e ha dato proprio l'impressione di essere una persona molto, molto intelligente. Adesso, se fate le domande, che è la cosa migliore. Quando arriva un tecnico nuovo, di solito si presenta, si dica un po', lei chi, sulla sua esperienza. Quanti cambi fa? La cosa che dove sono preoccupato è sui cambi, perché io ne facevo massimo uno o due, già adesso cinque. lì sono un po' preoccupato. Però bisogna adeguarsi, cinque cambi, però sempre solo in tre volte. È cambiato un po', ma saranno per i giocatori, per gestire i giocatori è meglio, perché comunque saranno, invece che 11, saranno 16 giocatori che possono influenzare sul risultato della partita. Manca sempre da 4 in difesa e poi in difesa. No, vediamo, io l'ho visto a giocare a 3, però secondo me la difesa a 4 per impostare da dietro, secondo me, poi il bello che ognuno ha la sua filosofia di gioco, secondo me la difesa a 4 per impostare da dietro è più idonea. E adesso vedremo come i ragazzi si troveranno, sia con la difesa che sono abituati a fare, sia con altro tipo di difesa. Secondo me è opportuno anche, è importante saper fare non solo un sistema di gioco, ma anche un paio, non dico tanti perché sennò si fa solo confusione, ma un paio di sistema di gioco, di conoscerli bene. La gente e i tifosi soprattutto, ma anche gli addetti ai lavori, indicano nel Rimini un organico poco credibile, tra virgolette, per ottenere il progetto, insomma, che si era pensato alla vicina. Io penso che sia un organico buono, certamente dopo adesso se poi a gennaio tutti quanti insieme vediamo che magari si deve fare qua un intervento, penso che la società non ci sia problema. Queste sono cose della società, io devo fare l'allenatore e allenare e bene i giocatori che trovo a mia disposizione. E penso che comunque, tranne la partita Imola, dove ho letto che è stata una brutta partita, le altre partite Rimini, anche a Ferrar Pisarò, ha fatto sempre il suo dovere e ha fatto sempre buone partite. Leo, sono qua dietro. Sì, ti vedo, no? Questi giorni sono stato proprio colpito dalle telefonate che mi hanno fatto quasi tutti i giocatori della rosa quando il Rimini è fallito, purtroppo. Quasi tutti i giocatori, tranne la Siski che gioca in Polonia. Mi hanno telefonato per fare in bocca al lupo. E questo testimonia il valore non solo tecnico ma morale di quella squadra, perché stare 6 mesi, non un giorno, ripeto, senza prendere stipendi è stato veramente
un atto di amore verso se stessi, verso il proprio lavoro, ma anche di rispetto verso i tifosi e verso la città di Rimini. E quindi, ma io sono convinto che siano bravi ragazzi anche quelli che troverò. Io penso di avere difetti che hanno tutte le persone, ma di saper amalgamare una squadra, sotto l'aspetto anche e soprattutto sotto l'aspetto mentale, perché quella è la cosa principale. Perché se sei carico, se sei fiducioso nei tuoi mezzi, se fai gruppo, se fai squadra, puoi far bene in tutti i campionati e specialmente anche in Serie C. Dopo è logico, devi trovare ragazzi che ci tengono, che rispettano il gruppo, però sono convinto che ci saranno tutti questi pregi poi nel gruppo che troverò. Vabbè, ma non è che allenavo nel 1900. Vabbè, 19 anni non sono pochi, però ha detto anche una grande cosa al presidente. Nella vita di un tecnico è importante anche che squadra allenare. Ci sono squadre con ambizioni di promozione che ti mettono a disposizione tot giocatori. E poi ci sono qualche volta squadre dove devi andare per la salvezza e hai a disposizione altri giocatori. Io mi ricorderò sempre e porto l'esempio di Trapattoni, penso è stato tra i più bravi allenatori in senso assoluto. Andò una volta a Cagliari, dopo 10 giornate tornò via. Perché dopo se alleni, uno deve essere bravo, per vincere deve essere bravo, ma con Gullit e Van Basten vinci più facilmente. Leo, hai detto che hai visto la partita con la Triestina, no? È stata penso la miglior prestazione, c'era chiuso la partita di gol. Chiedo, proprio pensando a quella gara, qual è l'aspetto migliore e diciamo il limite maggiore comunque in una prestazione buona che hai riscontrato quel giorno? Io il limite può essere qua, c'è stata un paio d'azioni a Triestina dove un po' c'è stata qualche ingenuità. Però c'è stato il grande pregio che la squadra ha giocato a 200 all'ora per tutta la partita e il pregio che mi sta molto a cuore è che ha giocato con grande generosità. Comunque è una squadra penso che lotti sempre, che non si dia mai per vinta. Io c'ho un amico che fa adesso il preparatore atletico a Pordenone, mi ha detto che ha fatto soffrire molto anche il Pordenone che è prima in classifica. Ha detto comunque una squadra, dice che hanno dato tutto anche contro il Pordenone e questo è la base per fare un buon lavoro. Quando c'è una squadra generosa è la base per fare un buon lavoro. No, ancora no. Nei questi giorni Trandav, poi domani, ieri ero pronto per andare a Terni e poi sono venuto in tarda serata a Rimini, quindi... Però sicuramente Luca lo sentirò, perché tra l'altro quando io stavo a Rimini lui stava nella primavera del Rimini, allenare nella primavera del Rimini. Ho allenato il figlio. Quindi... La prima, hai già parlato con Ricchiuti per questo qualcosa, di spogliatoio, che non va anche dalla protesta. Secondo tu sei stato sempre abituato... Ma no, le vedrò tutti e poi sceglierò quelli che i più bravi, non solo i più bravi, quelli più idonei a fare un certo gioco e a fare punti, cercare di fare punti. Opla. No, troviamo. E quindi non è... certo, qualche volta quando fai certi allenamenti, magari momentaneamente, ma uno fa un po' per uno, non penso che non sia problema. Per quanto riguarda i problemi di spogliatoio, io non domando mai i problemi di spogliatoio. Ma che quadro ti ha delineato?
No, io con Adria non parliamo di problemi spogliatoio, perché lo spogliatoio ci voglio vivere io per dire se hanno problemi, non hanno, se ci sono problemi o no. Poi ognuno ha il suo carattere, ma ripeto, io non ho avuto mai problemi con i giocatori, da nessuna parte. Solo a Cremona, vabbè, lì si vendevano le partite. No? Ballanti ha avuto problemi a Rimini, no, so. No io, perché se c'era, perché no, non ho c'è avuto problemi, Ballanti non mi piaceva il comportamento. Cremona era te il problema, non la faccio. Eh? Era te il problema, Cremona, neanche Boss. Mister, una cosa, cioè, qui a Rimini ovviamente sei una sorta di remida, insomma, quando torna a Radio Cori a Rimini c'è un'istituzione in un certo senso, non temi, è un po' come se tornassi Mourinho all'Inter. Non temi, come dire, una sorta di assuefazione della piazza nei tuoi confronti? Ci potrebbe essere questo problema? Ma l'altro ieri, sempre un amico, perché ce ne ho tanti qui, mi ha detto: ma non hai paura che possa scalfire quello che va? Dico: se c'ho paura stavo a casa. Non c'ho paura. Non c'ho paura e sono convinto di poter far bene, perché a Rimini ci sono le basi per far bene. C'è una società che ho visto seria, che non fa mancare nulla, e ci sono ragazzi che vengono comunque da squadre importanti, dall'Inter e da altre squadre importanti, quindi non ho paura. Non vedevo l'ora di allenare, certo non pensavo, a Rimini sono ancora più contento, ma la vita mia è in mezzo al campo, quindi non ho paura e sono convinto di poter fare un bel lavoro. Quindi alla fine ti senti come se fosse la prima volta? Certo, come se fosse la prima volta. Non è che mi porto dietro né le cose buone né le cose cattive. Le cose cattive servono per crescere ancora di più e per pretendere certe cose. Cioè, anche stavo parlando ieri con Pietro Contamai, il problema anche del calcio italiano sono che i campi, vai all'estero, tutte le società dalla CE ci hanno 4-5 campi di allenamento, cioè, e da noi le strutture che mancano, che qualche volta gli stadi anche in Ciso sono belli dappertutto, ma qualche volta devi fare allenamenti su campi ridicoli dove un professionista non si può allenare, è questo che manca in Italia. Beh, tanto siamo qui, l'allenamento ce l'ho da tre. Luca D'Angelo, non l'ho sentito, vedo che sta, ma Luca è bravo, era bravo da giocatore. Ma lui giocherà col Pisa, gioca sabato, quindi le rimpatriate sono difficili. Allora, il girone di Rimini è un girone molto forte, però anche gli altri non mancano delle squadre importanti. Io l'obiettivo è fare tanti punti partita per partita e poi dopo vediamo dove stiamo, ma è di lottare partita per fare punti. Non metto mai obiettivi per vincere il campionato, le play-off, sì, partita per partita e poi le somme si tirano alla fine. Nell'immediato, secondo me, la cosa più importante che penso anche per la cosa più importante è non strafare. Questo mi ha insegnato un po' tutte le annate che ho fatto. Di non strafare, di fare dei piccoli cambiamenti un po' per volta. No, non sono d'accordo. Vero Presidente? Prego.
Ho fatto come sempre fino a giugno, ma io faccio sempre, ho fatto sempre anno per anno. Sei andato per la terza volta in tre periodi completamente differenti. È sempre uguale tornare a questa piazza qui, oppure anche a distanza di 16 anni dalla prima volta, comunque anche a livello personale, tecnico si cambia, quindi è sempre una nuova sfida, oppure è arrivare in un posto comunque. Sono nuove sfide, secondo me tre sfide differenti. La prima, sono arrivato in un ambiente non moscio, di più da 5 playoff persi, dove il presidente voleva vendere tutti e giustamente era arrabbiatissimo. La seconda con grandi problemi, però con la soddisfazione di avere un gruppo fantastico. E la terza con una società che ha fatto 2 anni comunque alla grande, perché non è facile, non dico l'eccellenza, che comunque è sempre difficile vincere, ma non è facile vincere la Serie D, perché io l'ho fatta 5-6 anni e la Serie D è sempre tosta e poi vincere è sempre difficile. Quindi tre fasi differenti e nuove, e questa sono convinto comunque che con i giovani si può lavorare bene. Certo, poi al giovane si deve perdonare qualche errore in più, perché gli può mancare un po' di malizia, un po' di furbizia durante la partita, però il giovane poi ti dà anche tanto sotto altri aspetti. Quello che non deve mancare, secondo me, soprattutto quando si allena una squadra giovane, è l'entusiasmo, la voglia di fare cose eccezionali, la voglia di andare a vincere a andare per vincere su tutti i campi, la voglia di strabiliare, insomma, di fare cose veramente importanti. Leo, sei già stato al campo tra i ragazzi? Li hai già visti? No, no. Perché stavo andando a Terni, ma Sergio Santarini e Adria mi hanno detto che non si giocava, quindi ho rimesso la macchina a posto e sono venuto qui a Rimini. C'è un giocatore più di ogni altro, sono altre domande che tu conosci, in maniera particolare, Leo? Ma a me, tanto non ci senti, mi è sempre piaciuto molto Candido, e insomma è riuscito a prenderlo. Quando c'è Massimo qui, quando stavo a Gubbio, mi serviva in esterno come il pane, e gli avrò detto 200.000 volte di Candido, però la Pro Patria non lo dava via, la Pro Sesto mi sembra che stava addirittura. Quindi Candido mi è sempre piaciuto. Poi sono andato a vedere anche la data di nascita del 93. Pietro, 93? 93. 25 anni, Candido deve essere veramente di grande aiuto alla squadra, perché Candido è veramente forte. Ma anche altri ce l'hanno, adesso mi ha fatto uno e ti dico Candido. Ti stanno guardando in diretta, cioè Cicaro e Cicci. Vabbè, se Cicaro ci sta a posto, si è rimesso dall'influenza. Sasha? Posso fare una domanda al Presidente? Così è possibile. Prego. Cioè una società come Rimini che progetta sempre molto, programma, questo è stato un imprevisto, non approfittabile. Come cambia un po' la strategia dell'altra stagione? E volevo chiedere anche come, se quegli ingressi societari sono concretizzati in qualche modo, oppure se sono tanto grassi con qualche altro lingua. Candido. Dopo te lo ridò, sì, sì. La roba tua stamattina. No, dicevo, si rischia di una domanda che rischia di impegnare abbastanza a livello di risposte. Quello che noi chiediamo in fondo è di continuare, di portare a casa il campionato all'interno delle aspettative che avevamo. Cioè, non cambia nulla dal mio punto di vista su quello che è l'obiettivo di fare bene, perché noi siamo convintissimi di avere allestito una rosa per
sfiorare o fare i playoff. Io continuo a darmi questo obiettivo. Lei non è completamente d'accordo, ma io credo che in qualunque momento, quando progettiamo, pensiamo che, o ci auguriamo che le aspettative corrispondano poi dopo ai nostri desideri, insomma, questo è quello che abbiamo pianificato. Quello che, e credo anche di, l'ho già detto, che questo cambio è stato repentino e non pianificato in maniera più assoluta, tanto che quando Luca mi ha dato le dimissioni, ho detto lui, come abbiamo parlato anche con Pietro, noi non avevamo nessuna alternativa, non avevamo proprio assolutamente, cioè rispetto all'anno scorso, che tutti sanno che c'era Righetti che era nella riserva, pronto a entrare, quest'anno veramente, e poi dopo chiaramente abbiamo cominciato a pensare alle figure che potevano fare il caso nostro, e siamo andati abbastanza rapidamente su Leo. Quindi è chiaro che cambiare timoniere, stratega a campionato iniziato vuol dire che la squadra non è stata in qualche modo condivisa e neanche poi anche con l'allenatore, insomma, di quello che avrebbe potuto essere un percorso anche di breve, medio, lungo termine. Adesso noi ricominciamo. Diciamo che sì, se Leo, come normale in questi casi, farà benissimo, che io mi ritengo, non c'è nessun problema anche durante il corso dell'anno di riflettere su quelli che possono essere gli anni successivi. E questo dovrà essere poi dopo anche verificato sulla base dei mezzi economici che abbiamo, sulle basi delle ambizioni, ma poi magari ne parliamo più tardi, dopo che abbiamo finito con Leo. Il nostro futuro dipende ormai poco da noi, da una società di calcio di Serie C, dipende ormai prevalentemente dalle riforme che verranno fatte. Se il calcio di Serie C continua esattamente come l'ho trovato io e come è stato negli ultimi anni, dovremmo prendere determinati provvedimenti. Se invece ci sarà quel cambio che ci auspichiamo, a partire da quello vedremo cosa possiamo fare. Abbiamo già detto noi, alla maggioranza delle società di Serie C, che così com'è è un calcio non sostenibile. È un calcio per miliardari, non solo milionari, ed è un calcio per pochissimi. Non la faccio lunga perché non voglio rischiare di dire cose che poi magari potremmo affrontare dopo. Giorgio, giusto per confermare la cosa che tu hai detto a me, tranquillamente, se c'è qualcuno che vuole rimini. Ok, la domanda, scusa, mi era passata, la domanda che hai fatto relativamente ai soci nuovi. Allora, credo che stia ormai evaporando quello che poteva essere la vendita di quote alla H, eccetera, eccetera. Insomma, sta evaporando, diciamo che è una trattativa che sta evaporando. Nei prossimi giorni è possibile che metteremo la parola fine. Quindi voglio dire, abbiamo anche perso tempo, diciamo la verità, non abbiamo perso tempo. Il lancio, il regalo delle quote contro pubblicità non è andato in porto. Questa è un'altra cosa che tanto deve essere pacifica. Non abbiamo una prima maglia, che avevamo l'anno scorso. Mancano 100.000 euro, che nel bilancio della C sono importanti, più importanti che in quello della D. Abbiamo fatto meno abbonamenti che in D. Apriamo la domenica, i costi di apertura, gli incassi non ci pagano i costi dell'apertura. Quindi questo non è più un problema del Rimini, è un problema del Gozzano, della Bisola, del Pesaro, del Fano, di tutti. È diventato un problema di tutti. Se già dopo 3 mesi ci sono delle società che non pagano gli stipendi, immaginatevi, no? Se non hanno anche i soldi per i primi tre, con quali soldi pagheranno gli ultimi 3? I mesi sono 12, attenzione. Non è come in D che tutto sommato te la cavavi con 10 mesi, no? Sono 12. Quindi viviamo in una situazione a dir poco paradossale. Un momento in cui, qui faccio l'esempio che voi potete capire, cioè potete capire, tutti possono capire, il requisito della fideiussione deve essere un requisito essenziale, no? Per poter partecipare e per poterci iscrivere. La Lega aveva imposto la sostituzione delle fideiussioni a 10 società,
dando tempo dal 28 di agosto al 28 di settembre, solo 5 hanno sostituito. Gli altri hanno fatto ricorso e il TFN ha dato ragione. Ha dato ragione e nessuno ha capito perché, visto che si trattava soltanto di tutelare i calciatori, le società, con una fideiussione sicuramente più tosta, perché la fideiussione è l'unica cosa che dice almeno 350.000 euro bisogna che li tirate fuori, almeno questi. Ecco, l'esempio è una società ha presentato una fideiussione falsa, vi faccio questo esempio così vi è chiaro, chiarissimo. Immaginatevi che voi andate a fare un concorso di medicina, no? Per un posto da chirurgo, un ospedale o da qualche parte. Si scopre, dopo che avete vinto il concorso, cioè meno male siete entrati, che il vostro certificato di laurea sia fasullo, sia falso. Sia falso, no? Questo è il caso della fideiussione. E che quel medico, semplicemente perché è mai entrato, dice ormai io sono entrato, ragazzi, io continuo ad operare. Continuo a fare il medico perché adesso le leggi sono queste. Quindi immaginatevi la follia, non stiamo parlando più di un'anomalia, è una follia. Una volta che sei dentro, non puoi uscire. Le regole che ci siamo posti, che si è posta la Lega alla fine, no? Nel suo complesso dice che nonostante questo tu continua a fare il medico, tu continua a giocare a pallone. E tu, Boccucci, che hai più esperienza di me, spiegami da un punto di vista anche concettuale come sia possibile. Però Presidente, mi permetto. Prego. Le assemblee societarie, sì. Avete un consiglio direttivo di Lega, non so, ma di che parlate quando andate lì, perché questi casi li conoscono tutti, l'anno scorso, sì. Il Modena l'avete escluso perché lo stadio non veniva più messo a disposizione, il Vicenza l'avete tenuto in vita perché invece il comune gli lasciava in menti e poi Vicenza si è dato la nuova vita con l'ingresso di Rosso. Quando fate le assemblee i direttivi, di che si parla? Ti rispondo, allora intanto io sono appena arrivato in Serie C, quindi io non ho responsabilità per il passato, ma io già a Firenze, dove sono andato, ci sono i testimoni, ho già parlato con i colleghi e ho detto con chiarezza, ma dove eravate? Cosa avete fatto? Chi vi ha rappresentato fino ad oggi? No, tutti hanno paura, tutti perché sai, perché poi molti hanno anche qualcosa per cui probabilmente anche in campagna elettorale hanno dei ritorni, io sono pulito, io sono fuori, io ho detto semplicemente per come stanno le cose, come la vedo io, e me l'ha confermato ieri Ricchiuti quando l'ho chiamato, che insomma per l'ennesima volta, noi la seconda volta che ci rinviano la partita con la Ternana, non è la prima, la seconda volta, e grazie a Dio l'altra volta non eravamo partiti, no? E mi ha detto, Presidente, sul tono sempre garbato, ma cosa aspettiamo a fermarci tutti? Cioè, cosa aspettiamo a fermarci tutti? Ci fermiamo, come facevano una volta nei conclavi, no? I papi li chiudevano dentro finché non uscivi il Papa, no, a pane e acqua, forse anche senza quelli, il Papa usciva. Allora ci fermiamo fino a che non si fanno le riforme. E che una iscrizione a un campionato deve essere un'iscrizione. I documenti devono essere documenti. I documenti se sono falsi, perché poi il problema è un altro. Noi ci troviamo ad avere un campionato di Serie C che non è falsato solo perché giochiamo spizzichi o abbiamo cominciato tardi. Questo è nulla. Il campionato si può mettere a posto. È falsato perché ci sono già società che hanno portato a casa punti che se avessero fatto la fideiussione non avrebbero preso i giocatori, e noi coglioni che invece siamo in regola, che abbiamo pagato, abbiamo fatto le corse, siamo andati a Roma, abbiamo già pagato, noi abbiamo già pagato tutti in questo momento qui, siamo poi le società che dobbiamo patire perché siamo pulite e vogliamo finire il campionato senza debiti. Questo è un sistema che non può funzionare. Il pesce puzza dalla testa, attenzione, non siamo noi. Quindi mi dispiace, quando ho detto ai miei colleghi, fermiamoci ragazzi, ma poi dopo sai ci penalizzeranno tutti, dov'è il problema? Se non giochiamo nessuno, se danno tutti quanti 3 punti di penalizzazione, anche perché un altro tema, e secondo me è molto più importante che parlare di calcio anche oggi in generale, l'altro tema è, anche se noi giochiamo, non è che ci guadagniamo qualcosa, arrivati a questo punto, abbiamo in ogni caso tutte le spese e gli incassi dalle partite, sia in casa che fuori, non sono quelli che ci fanno andare avanti. Noi andiamo avanti esclusivamente per quello che mette la società, le sponsorizzazioni, gli abbonamenti e quel poco che raccogliamo così. Diversamente, la biglietteria da adesso alla fine del campionato ci dà i soldi alle spese. Se apriamo, se non apriamo non abbiamo neanche quelli, dov'è il problema? Questo è il punto. E la C è una specie di... La C è, diciamo, il calcio italiano è un bellissimo transatlantico,
no? Con l'H in prima classe, con le suite, con lo champagne, le ostriche, e che è in grado anche alla fine di scialare. Cioè abbiamo la serie B dove si sta bene, un piano sotto, perché 3 milioni e mezzo, 4 milioni non sono pochi, e con questi soldi si può gestire in maniera sana. Infatti non c'è un problema in B, mi risultano dei problemi in B, mi risultano dei problemi in Serie A, e in C noi siamo quelli che siamo nella stiva e campiamo degli avanzi. A noi ci danno gli avanzi, perché il minutaggio sono gli avanzi. E ci obbligano di fatto a utilizzare giocatori, perché diversamente non abbiamo nessun'altra risorsa. Quindi, se dobbiamo morire, io dico moriamo domattina, perché tanto da adesso arrivare in fondo aggraveremo solo la situazione. E i bravi sono quelli che, nonostante tutto, hanno detto questi sono gli impegni che abbiamo preso e noi, a costo di morire, pagheremo tutti fino alla fine, come vi ho detto 3 anni fa. La rivoluzione del calcio è pagare i propri debiti, non fare le squadre, non vincere i campionati. Questo è il punto. Quindi se a Roma non lo capiscono, e io ho molti dubbi, dico la verità, ho dei seri dubbi, perché vedremo da come verrà affrontato il tema delle fiduciarie, capiremo se c'è la volontà di fare pulizia. Se non lo fanno, allora vuol dire che... Presidente, ma perché non intervengono anche le varie associazioni, calciatori, arbitri, allenatori e quant'altro? I calciatori non possono intervenire perché dovrebbero mandare a casa oggi qualcosa come 5x4, almeno 200 calciatori che rimarrebbero a piedi. Perché tanto, voglio dire, se queste squadre non avevano la documentazione idonea per essere iscritte, queste squadre vanno cancellate, d'ufficio. Come ho detto, l'esempio del medico, cioè tu non puoi stare dentro a fare il medico, ma hai presentato un certificato falso, non sei medico. Cioè, ma stiamo parlando di cose serie, attenzione ragazzi, stiamo parlando di cose serie, di chi paga, di chi si impegna e di chi probabilmente col calcio ancora forse qualcosa porta a casa, perché diversamente perché lo devi fare? Perché devi partire con una società, oggi ce ne sono, ripeto, 5-6, devi già partire più o meno sapendo che non pagherai. Perché? Ingaggiare calcio. Ma la battaglia ormai è una battaglia di civiltà, cioè questo è un paese che, voglio dire, anche a livello europeo, con quello che sta succedendo, stiamo portando a casa un'immagine di un paese da terzo mondo. Noi veniamo da tempi in cui vincevamo, abbiamo vinto 4 campionati del mondo, negli anni 70-80 il calcio era una delle poche cose che funzionavano, non so chi ha qualche anno se lo ricorda, no? Ma quella volta, le 2:30, le 3, i campionati partivano, i tribunali funzionavano, dico bene? Gli arbitri arrivavano in tempo. Guardate dove siamo ridotti adesso, non siamo neanche più capaci di organizzare un campionato di calcio, cioè che immagine ha il paese? Il dramma è questo, è lo specchio del paese, il paese alla deriva, non è neanche capace di organizzare un campionato di calcio. Questa è la situazione, purtroppo è bello parlare di calcio, Leo, certo, perché è giusto, perché continuiamo a farlo, però il contesto in cui lo stiamo facendo, il contesto, il pubblico, il tifoso si dimentica abbastanza spesso del contesto in cui stiamo lavorando, per cui certe lamentele nei nostri confronti, hai fatto la fila e potevi prendere quello, io credo che in questo momento, in certi momenti, sia anche ingiusto, e perché poi alla fine non credo che arrivi, diciamo, all'ultimo fruitore del nostro lavoro, arrivi anche l'informazione corretta, cioè bisognerebbe parlare molto di più di queste cose, molto di più. Perché poi il calcio così, nelle città, no? Nelle 60 città della C, è a rischio scomparsa. Tanto voglio dire, ne sono fallite 150 negli ultimi 10 anni, 15 anni, quindi non è più una cosa, è diventata un'epidemia, è diventata una pandemia. Quindi 10 avevano presentato una fiduciaria della FinWorld che è stata, diciamo così, esclusa dalle società, dal circuito. Siccome poi la FinWorld, da quello che ho letto, aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato, praticamente, io non so, forse sulla base di questo che il Tribunale federale l'ha ritenuta valida, però la Lega a un certo punto di serie si ha detto guardate, è una fiduciaria a rischio, se siete bravi, quella non c'è più, andate in banca e ne presentate una di prima, diciamo, a prima richiesta di banche iscritte e abilitate. Tra l'altro so di una società che ha presentato un'ulteriore assicurazione, non so dove l'abbiamo trovata, di una CIG Pannonia, andata a cercare una fiduciaria in Ungheria. Cioè, immaginatevi, hai capito, con quale. L'Avellino, quella fiduciaria, ha dovuto rinunciare
rinuncia a Serie B. Alla B. Beh, ma è giusto, ma è allora, su tutte le banche. La verità adesso dice no, ma, la Triestina. Ma Massimo. È falsa, è falsa. È molto più grave, c'era meglio non presentarla. Tutte le banche che ci sono in Italia, se vai all'estero qualcosa puzza. Poi non è che una banca, ci parliamo di una finanziaria, attenzione. Quindi. Che problema c'è? Allora o decidono di metterci mano, perché effettivamente così e sarà doloroso per parecchi, ma così non può funzionare. Lo dicevo, queste 10, 5 l'hanno sostituite e poi anche lì la Covid dovrà andare a vedere come le ha sostituite, attenzione, perché cioè, quando c'è gente che arriva a produrre dei falsi, io credo che tutto possa succedere, no? Tutto possa accadere, no? E quindi non avevano i titoli per rimanere nel campionato, c'è il famoso certificato, la famosa laurea che tu non ce l'hai, senza laurea tu non puoi professare, non puoi operare, o no? Cioè devi uscire, no, sono dentro, come facciamo? Ho capito. No, ma poi Pro Piacenza ha fatto uno squadrone, ha preso 36 giocatori, Pro Piacenza. 36 giocatori forti, degli esperienti. Adesso non li paga nessuno, adesso non li paga. Non è che si è fatto mancare qualcosa. Come? Cioè, non è che si è fatto mancare perché qualcosa. Perché il Matera no, la Lucchese no. Cioè, perché siamo in Cuneo? Oggi alleno. Che ora all'inizio? E alle 3 pronti in campo.